Gli archeologi hanno sempre lavorato sodo per trovare i segreti nascosti sul nostro pianeta in questi miliardi di anni di vita. Addirittura alcuni di questi segreti hanno completamente cambiato il mondo. Andiamo a vederli. Il vestito di Tarkan. Sapete com'è nata l'idea di creare dei vestiti con lo scollo a V? Non dal nulla, da uno stilista che magari voleva vedere scollature di belle tipe la sera quando usciva per andare in discoteca. È tutto merito in realtà del vestito più antico del mondo, cioè il vestito di Tarkan. È stato ritrovato a sud del Cairo e risale al 3482 avanti Cristo. Nonostante sembri molto semplice alla vista, in realtà ha una lavorazione complessa e davvero moderna per essere così vecchio. Dopo il ritrovamento, stilisti di tutto il mondo si ispiravano ad esso e grazie a questo possiamo avere oggi le scollature a V sia per donne che per maschi. Ma non sembra finita qua. Piano piano in molti stanno cercando strade per creare vestiti sempre più simili a questa maglietta, diciamo. Speriamo solo non facciano sembrare tutti degli schiavi d'Egitto. Sacsayhuaman. I terremoti in Italia ormai stanno devastando tutto, mentre nel resto del mondo continuano a costruire case antisismiche. Per contrastare questi cataclismi, qua continuano a usare fieno e legna e mattoni per tenere su le abitazioni senza preoccupazioni. Anzi, perfino nell'antichità avevano costruzioni più resistenti e non sto scherzando. Il Sacsayhuaman è un sito archeologico inca costruito tra il 1438 e il 1500. La cosa incredibile è che una civiltà così antica è riuscita a creare una cosa del genere con una tale precisione millimetrica. Come facevano ad avere gli strumenti adatti per riuscirci? Sembra che nemmeno un terremoto di magnitudo 7 li abbia buttati giù quei muri, che sono addirittura levigati a regola d'arte. Infatti tra una fessura e l'altra non si riesce a inserire nemmeno uno spillo o un pezzo di carta sottile. Grazie a ciò comunque moltissimi sono stati gli avanzamenti nel campo delle costruzioni, ma ancora nessuno ha capito come possa esistere questo gigantesco edificio. Pompei. Il tempo deteriora tutto, rovinando quel paese e i suoi oggetti, ma Pompei è diversa. La sua storia comincia dal XIX secolo avanti Cristo e termina sfortunatamente nel 79 d.C. quando un'eruzione del Vesuvio uccide tutti gli abitanti distruggendo qualunque cosa. Anzi, non proprio distruggendo. Infatti, proprio a causa di ciò, i corpi e qualunque altro oggetto si sono conservati perfettamente nel tempo, riprendendo attività di tutti i giorni in corso prima della morte improvvisa. Alcuni ancora oggi forse non sanno di essere morti. Ha completamente cambiato la storia perché alcune teorie di archeologi hanno subito radicali differenze, per esempio il modo di vestire nell'antichità o il modo di mangiare. È brutto da dire, ma se non fosse successo questo, molti segreti sarebbero rimasti tali senza risposta. Vasi da notte. Anche i vasi da notte non sono stati inventati dal nulla o pensati casualmente durante una pisciata incontrollata. Di recente a Filadelfia è stato aperto un museo dove molti oggetti esposti mostrano dei vasi da notte. Queste cose molto tempo fa vennero rese moderne e utilizzate da tutti senza problemi. Questa scoperta quindi ha cambiato il nostro mondo per sempre. In realtà tempo fa non venivano proprio usati come sappiamo noi, cioè per pisciarci dentro. Gli utilizzi erano molteplici. Il problema sono tutti collegati tra loro. Lo stesso vaso veniva usato sia per pisciare che per bere o lavarsi le mani, ma non entriamo troppo nei dettagli, o rischio di vomitare facilmente, quindi continuiamo. Sirene. Si pensava esistessero soltanto nei cartoni animati e nei film o nella mente dei bambini, ma non è proprio così. In questi ultimi anni ci sono stati ritrovamenti di sirene vere e proprie, a quanto pare, in alcune parti del mondo, come a Pantelleria, una città situata a Trapani in Sicilia. Un gruppo di bagnanti ha trovato un corpo da donna con busto di pesce. Sembra addirittura che un uomo abbia visto nuotare ad alta velocità di tanto in tanto questo fantomatico essere nelle spiagge vicino al luogo del ritrovamento. In pochi però ci credono a questa storia, perché moltissimi dicono sia soltanto una storiella con immagini photoshoppate. Ma se così non fosse, avremmo la possibilità di verificare l'esistenza di Atlantide e magari se esistono ancora oggi le civiltà che vivono sui fondali marini. Con questo concludiamo, iscrivetevi e lasciate mi piace per arrivare ai 20.000 e cambiare la storia, che ne dite? Alla prossima gente!